Salve a tutti, Manuela Kintsugi. Volevo leggervi questo libro qui, La scelta probabile. In questi anni la coscienza umana sta fiorendo e maturando con grande slancio. Il frenetico scambio di informazioni sta stimolando sempre più persone a risvegliarsi per prendere atto che su tutto il pianeta si sta alzando un forte vento di cambiamento, che su tutto questo pianeta si stia alzando un forte vento di cambiamento che svelerà una nuova comprensione della realtà. La gente ora afferra più rapidamente nuove idee. Idee e concetti che un tempo avrebbero impiegato mesi, anni o anche una vita intera ad essere accettati ed integrati. Potenti energie cosmiche stanno provocando grandissimi cambiamenti in ogni campo della vita, e man mano che le credenze e le aspettative tradizionali vanno spezzettandosi e sbriciolandosi come pane raffermo, è fondamentale, fondamentale essere capaci di afferrare con prontezza nuove interpretazioni della vita per potersi orientare nelle rapide e tumultuose correnti di un mondo che sembra dirigersi a gran velocità verso il caos. Mentre tutto accelera, si stanno manifestando cambiamenti così imponenti da cambiare in un batter d'occhio le vostre credenze sulla realtà. La pressione al cambiamento è ben più grande di quanto possiate immaginare. Negli annali del tempo, il nanosecondo ha il potere di innescare una vasta trasformazione della coscienza, per catalizzare la spiritualizzazione della materia e ripristinare la consapevolezza della vostra esistenza multidimensionale. Il risveglio della coscienza si presenta a cospetto della vostra vita proprio perché siete qui, in questo tempo, per imparare a gestire la vostra energia. Forti della vostra esperienza, supererete la programmazione della paura? Continuerete a proseguire la trasformazione avendo fiducia in voi stessi e nella vostra intuizione? Siete chiamati a pensare con la vostra testa, a credere in voi stessi e a creare coscientemente una versione pacifica e sostenibile della realtà, accettando la piena responsabilità della vostra vita, quindi delle nostre vite. Il nanosecondo è particolarmente importante perché, mentre tutto accelera, si stanno manifestando cambiamenti così imponenti da cambiare in un batter d'occhio le vostre credenze sulla realtà. La coscienza collettiva dell'umanità è profondamente influenzata da incessanti impulsi di nuova consapevolezza che si stanno manifestando su tutto il pianeta, grazie all'energia accelerata che sta cambiando a velocità supersonica la coscienza della Terra e di tutti i suoi abitanti. Si è creato un moto impetuoso che li sta facendo emergere dai loro vari stadi di profonda negazione. Alcuni miliardi di individui tornano alla vita come novelli, Rip Van Winkle, non so cosa sia, personaggio creato dallo scrittore Washington Irving ed entrato nella lingua inglese ad indicare chi si risveglia da un lunghissimo sonno, trovando tutto cambiato intorno a sé. Quindi risvegliandoci in una realtà completamente diversa da quella in cui vivevano prima. L'influsso di energia cosmica in continuo aumento scuote tutto a livello subatomico, esortando l'umanità a riconoscersi e svilupparsi oltre i modelli disfunzionali che ovunque nel mondo dividono la società in fazioni che fioriscono nella discordia e nel disaccordo. Eh già. Questi 25 anni di energia accelerata
abbracciano un'enorme trasformazione della coscienza. Quindi 15 anni adesso, perché questo libro è stato scritto più di 10 anni fa, se non erro. Questo libro è stato scritto, ve lo dico subito, questo libro è La prima vettupenza, ancora di più, quindi ne mancano forse 5 di anni, perché la prima edizione è stata del 92, quindi parlavano di 25 anni, quindi adesso mi sa che sono scaduti 25 anni. Dov'è che stavo? Questi 25 anni, quindi molti di meno, forse ne manca pochissimo, probabilmente manca un anno, non lo so. Se ci facciamo i conti, sì, sono pure passati questi 25 anni, dal 92 sì. Quindi, questi 25 anni di energia accelerata abbracciano un'enorme trasformazione della coscienza che vi permetterà di superare collettivamente le limitazioni percettive, amplierà la vostra prospettiva e soprattutto libererà l'umanità da uno stato di schiavitù. Questo è adesso, in questo momento. Non ancora da tutti riconosciuto. Già, ci siamo dentro, cari, ci siamo dentro. L'accelerazione di energia che ricevete dalle nuove aree dello sviluppo che il vostro sistema solare incontra sta facendo letteralmente esplodere il vostro paradigma, innescando un grande balzo in avanti della vostra capacità di scegliere probabilità che sostengono, nutrono e danno valore alla vita. Questo passaggio genera nuovi brillamenti solari ed espulsioni di massa coronale che si proiettano nello spazio, intense quanto anomale eruzioni di energia cosmica, radiante, trasformata dal vento solare, accelerando ogni singola particella subatomica del vostro corpo. Queste super intense trasmissioni provenienti dal sole riadattano totalmente la vostra coscienza su livelli multipli di realtà, affinando le vostre percezioni e sviluppando i vostri sensi, specialmente se state lavorando per espandere la vostra consapevolezza dal punto di vista spirituale e psichico. Mi fermo qua, vi lascio solo con questo testo finale, il vostro risveglio, quindi il nostro risveglio di tutti, il nostro risveglio spirituale, si fonda sul coraggio di fare domande senza paura. A voi, buone feste.